Ciao Dodo, come stai? Bene, bene, ok, bene. Lui sta bene. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark. In questo episodio prenderemo una mucca. Ebbene sì, volevo prendere le mucche perché ho detto dai, facciamo un episodio semplice, tranquillo, un po' riposante, ma neanche per stacciolla. 4 ore di registrazione per trovare una stupida mucca. Una soltanto. Vabbè, lasciamo perdere, non aggiungo altro. Buona visione. Signor Erminio, caro signor Erminio. Allora, eccoci qua sul tetto del... sì, dove ci sono i Rex. Perché oggi vorrei cercare di tamare le mucche. Ebbene sì. Allora, per tamare le mucche io le ho provate in tutti i modi. Io non riesco a trovare... cosa possa servire. A parte una cosa che non ho ancora provato. E dovremo andare un attimino, tornare indietro. E sì, ecco, bestemmiare. Che bastardi, si trodono di merda. Non può vedere se non li ammazzo tutti quanti. Oh, che palle. No, devi stare giù, Griffin. Mamma mia. Grifo, se ti vuoi dare una mossa, che qua il signor Renino mi ci sta morendo, eh. Ok, alleluia, viva Dio. Ce l'abbiamo fatta, possiamo riprendere il nostro viaggio, grazie, gentilissimo. Ok, qua stranamente il signor Erminio non mi ha ancora freddo, non so perché, Ma vabbè, eccolo lì. A posto. Perfetto, ho parlato. Signor Erminio, ma come fa a avere freddo qui? Ci sono appena meno 55 gradi, su, per favore. La viverna di ghiaccio, quella la eviterei molto volentieri. Ok, credo, spero che l'abbiamo evitata, sì, dovremmo. Ok, signor Erminio, dovremmo essere arrivati, credo. Sì, lì vedo il ponte rotto, quindi sì. Sì, le texture me le carica dopo con molta, molta calma. Minchia, pensare che... ecco, vabbè. Era così e adesso è così. Spettacolare. Ok. Qua intanto ci allarghiamo, vedo. Sì. Ma guarda, qua sta facendo casi ovunque. Sì. Aia, bastardi. Ma guarda te, ma hanno fatto casi ovunque. Si sono fatti il villino. Ma pensa a te. Sì, sì, mi prendi davvero. Ma guarda, aia, basta, m'ha preso. Vabbè, state lì, non rompete i coglionbari, eh. Ok, sono venuto qua perché? Perché non mi ricordo la ricetta per fare, dove sta? Per fare la torta di verdure dolce. Mi serve una valanga di roba. Ok, dopo aver raccattato tutto un giro, finalmente direi che si può essere craftata la torta di verdure dolce. Quante ne possiamo fare? Non lo so io. Dobbiamo anche accenderlo, signor Erminio. Cosa dice? Ah, ok, era così. E vaffanculo, dimmelo. Sì, dovevo cliccare sul barattolo perché altrimenti non... minchia, se non me lo dici però... Ok, a quanto pare siamo riusciti finalmente ad avere la bellezza di 14 torte di verdure dolci, consumabili. Ottimo, ho fatto un casino dell'incredibile, eh? Non dico mica di no. Ok, a questo punto noi andremo con Phyllis. È che non so neanche dove cacchio cercarmele là. Allora, eravate qua. Vado con Phyllis perché? Perché poi le prendo al volo e me le porto. Me le porto qui. Allora, nota interessante, io adesso... che cazzo? Ah, ok. Io adesso sto andando per esclusione, non sono sicuro che effettivamente serva questa. Ma altrimenti io non saprei più cosa provare. Sinceramente non avrei la più pallida idea. Non credo che mi serva qualche mod o che cacchio ne so io per tamarle. Spero di no. Voglio dire, tutti gli animali di questa mod siamo riusciti a tamarli comunque sia in passivo, in un modo o nell'altro, però con cose che abbiamo qui. Non penso che queste siano così fetenti. Cioè, voglio dire, una mucca, eh. Non è che sia chissà cosa. Ma mi sembra strano che non ce ne siano più. Beh, c'era pieno. Ora non ce n'è più manco una.
Eccolo lì! E Philips si è spaventato. Ma sei un imbecille! Dove cazzo stai andando, paralitico? Cretino? Ti placchi? Sì, si è placato. No, non si è placato ancora. Imbecille? Ti fermi? Grazie. Tanto casino e poi sei finito lì? Cioè, sei sempre qua? Signor Erminio, lei è veramente una colica, eh? Mangi e non spacchi la ciolla. È incredibile quest'uomo. Ok, ci siamo presi il nostro grifone e torniamo indietro. Torniamo indietro alla base principale e lì almeno so che qualcuno c'è. Io qua ho girato tutte le parti e non l'ho trovate. Signor Erminio, siamo in mezzo alle viverne, io non dico nulla. Vado un po' più giù, ecco. E ce n'è uno anche sotto, perfetto. Non ci facciamo mancare nulla noi, eh. Adesso si attaccano, sicuro. E guarda un po' se non lo sapevo. Che una c'era. Oh, che palle. E non è solo una, ma è più di una. Signor Erminio, andiamo su, andiamo su, andiamo andiamo tanto su. Ho detto andiamo tanto su, che questa ce l'abbiamo attaccata al cu. Guarda lì. Ma guardate che lavoro! Minchia, che palle! Mi molli? E io giro di qua adesso. Ora giro di là. Dai, levati, staccati, lasciami stare. Non ce n'ho voglia. Griffin, vola, ti prego, muoviti. Oh, abbiamo raggiunto il limitare della mappa. C'è solo quella? Sì, c'è solo lei a rompere le palle. E io ti ci lascio adesso. Eh sì, adesso tu rimani lì. Eccoli, perfetto. Problema risolto. Problema un cazzo. È sempre lì. No, ma forse ci lascia stare. Ok, forse adesso ci dovrebbe lasciar stare. Credo, spero. E c'è anche un Rex. E siamo a corto di stamina. Ma che palle. Griffin, vai più in là. Signor Erminio, alla fine della fiera ce l'abbiamo fatta. A forza di girare a lungo e in largo ci siamo riusciti. Una l'abbiamo trovata. Il problema qual è? Che lì c'è un leone. E giù di sotto c'è un Terrorbird. Sì, ci sarà da ridere. Assolutamente. Ok, abbiamo messo la torta vegetale nell'ultimo slot. Leone, stai buono te, eh. Adesso io mi avvicino di culo all'animale. Ah, già così? Ok, va bene. Ah, posso cavalcarla a pelo. Allora, vediamo un pochettino. Intanto allontanati. Minchia. Signor Erminio mi sta cavalcando una mucca. Pensavo fosse un pochettino più, ecco. Allora, va bene, non è fatta malissimo, anzi, bello il ciuffettino sulla testa. Ti chiamerò Terre. Ah, dai, insomma. Oddio, più o meno. Ah, ok, vedo Milk Cow come... qua. No, dopo. Dopo. Allora, vediamo un pochettino. Raccogliere qualcosa. Allora, vedo che la stamina, insomma... No, non la vedo. Eccola qua. Oddio, pensavo anche peggio, eh. No, stamina ne hai. Oddio, 440, 390 di vita. Peso, insomma, non è che porti tantissimo, eh. Beh, non sai chissà cosa. Nonostante tu sia un livello 37, attenzione. Ce la prendiamo con quel Dilo lì, vediamo cosa succede. Dilo, ciao Dilo, come stai? Dilo! Minchia! Gli ha dato una cornata e l'ha fatto fuori. Ok, torniamo a prendere il nostro Griffin, va? Allora, ho visto che hai solo due attacchi. E tutti e due uguali, oltretutto. Grifone, stai rompendo le palle, eh? Ok, signor Erminio, mi cavalchi la mucca e torniamo indietro. Ce ne abbiamo di strada da fare, eh. Ok, allora, la stamina è pressoché infinita. Sì, è lenta come non so cosa, però stamina ne ha veramente tantissima. Non credevo che bastasse solo una fetta di torta per addomesticarla. E soprattutto speravo che andasse bene la torta. Perché ho provato di tutto, ma nisba. Oh, qui abbiamo un altro grifone, attenzione. Poi quasi quasi. Allora, intanto andiamo a cercare la nostra mucca che è tipo caduta qua sotto. Mi sa tanto che la nostra mucca ha fatto fuori il grifone.
e ha fatto fuori il grifone. Ok, va bene. Sì che i grifoni hanno zero di vita, però. Aia, 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 bastardo. Raptor di merda, fammelo fuori. Fammelo fuori. Me lo fai fuori. Ecca, Eva, e che è, bastardi. Voi le imboscate. Griffin, ma se ti levassi dal cazzo ogni tanto sarebbe anche cosa buona e giusta, eh? Ciao Dodo, come stai? Bene, bene, ok, bene. Lui sta bene. Ma pensa a te. Ma pensa a te. Il micro raptor pure a rompere i coglioni. Ma perché? Ma perché non mi molli? Allora, io li vedo già là. Sono respawnati. Porca Eva. Sì, sono respawnati. Guarda lì che sono respawnati. Cosa fai? Ma pensa a te. Guarda lì. No, non mi andate su, che se mi andate su è un casino, eh. Tutti giù. Ragazzo, sei un po' troppo movimentato. Signor Erminio, ricarichiamo e lo facciamo fuori quello là. Ce la facciamo? Non è difficilissimo, eh. Vede? A volte una pallottola risolve tutto. Ragazzi, è successo di nuovo qualcosa. A quanto pare è successo di nuovo qualcosa. Ok, siamo riusciti a mettere a posto tutto per ora. Fino alla prossima volta, ma vabbè. Speriamo bene, speriamo bene. Devo mettere più difese, more difese. Allora, io sarei curioso di sapere cos'è sto Milk Cow qua. Anche se più o meno me l'immagino, eh. Entro domani, grazie. Ok, ce l'abbiamo fatta. Cosa sarà? Ah, ci dà... Ok, ovviamente, mangialo per... avere tanto nutrimento e vitamina. O dallo al gatto tamato. Palese. Ok, teniamolo lì. Vabbè, signor Erminio, poi dovremo trovare un torello per la nostra Catle che dobbiamo ancora rinominare. Ok, ti chiameremo Terre, la Terre. Ok, Terre era, anzi, è una mucca perché credo sia ancora viva. È un... era una mucca che avevamo sui monti quando ai tempi lavoravo come allevatore. E era fantastica perché quando ti vedeva arrivare ti veniva sempre incontro perché voleva da mangiare, mica scema, eh? Se no potevi anche morire male. Ok, doveva essere un episodio semplice, è diventato eterno. Guarda qua, ciao Eminflex, mi ha ripreso vita, eh? Minchia sì, direi. Altro che. E ok, per ora fermiamoci qui. Una mucca l'ho trovata. Adesso man mano che andremo avanti, vediamo. Se mi trovo davanti il torello, prenderò anche quello e lo porteremo a casa. Vedremo cosa ci esce. Nei prossimi episodi non lo so cosa faremo. Ho un po' di idee, ma devo vedere quale fare per prima. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate quel cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!